questa giornata hanno aderito tutta una serie di colleghi che vedete nel programma e che ci faranno essenzialmente delle proposte di attività di ricerca da organizzare e da condividere. Vedremo fra poco quali sono proprio gli obiettivi di queste proposte. Ci tengo a ricordare che il network ormai ha una sessantina di adesioni e la stragrande maggioranza delle persone che hanno chiesto di far parte del network, oltre ad essere state ovviamente accolte, hanno espresso consistenti interessi per quanto riguarda il lavoro di ricerca che prende avvio proprio con questa giornata, anche se molti di loro non potevano essere presenti per impegni che ognuno di noi ha all'interno dei propri atenei, ma in ogni caso desidera continuare ad essere informata su cosa facciamo e come procediamo. Quindi anche questa giornata, come le precedenti, saranno videoregistrate e tutti i materiali che produrremo saranno messi a disposizione per il momento nel sito dell'Arios. Avevo già detto in incontri precedenti che tutte le università possono fare dei link con il sito dell'Arios in modo da mettere a disposizione anche all'interno dei propri atenei il materiale che si produce e gli avanzamenti dei nostri lavori. Cosa dire per quanto riguarda la giornata di oggi? Utilizzando in modo particolare una serie di spunti che sono venuti fuori da recenti eventi congressuali, sto pensando al dibattito che c'è stato ad esempio a San Sebastian per quanto riguarda gli aspetti metodologici e psicometrici da utilizzare nell'ambito del counseling, impose un convegno veramente stimolante e difficile per quanto riguarda anche i punti che sono stati proposti. Penso al congresso di psicologia applicata, il Consiglio internazionale di psicologia applicata di Parigi, dove all'interno del congresso, proprio nella divisione di psicologia del counseling, sono state presentate in modo particolare due cose, a mio avviso, interessanti per il lavoro che dobbiamo fare, delle rassegne per quanto riguarda la tipologia delle ricerche che vengono condotte in modo particolare in Europa in materia di counseling, mettendo in evidenza soprattutto le lacune, le manchevolezze della ricerca europea, segnalandone soprattutto due, mancanza di lavori di ricerca che utilizzano riflessioni di meta-analisi per quanto riguarda in modo particolare le determinanti dei successi all'interno del counseling. Sono state presentate sia da Rossier che da Peter aspetti quantitativi di queste ricerche e quelle che sono state ben inerenti all'utilizzo di forme di meta-analisi, se poi ve ne era una o due, considerando l'ultimo decennio della produzione scientifica. Veramente poche, se quello che a noi interessa è anche di individuare, proprio per suggerire cosa ricercare, in modo particolare ai giovani ricercatori, individuare i nodi che dobbiamo tenere presente. L'altro riguardava, l'altra lacuna, riguardava la carenza di contributi di ricerca che mediassero modalità di analisi qualitativa e quantitativa. Utilizzassero procedure miste, non o l'una o l'altra, anche da questo punto di vista sono veramente pochi i contributi. Questo per quanto riguarda la divisione di psicologia del counseling dell'Osservatorio internazionale di psicologia applicata. Un altro contributo interessante è venuto fuori dalla riunione dell'NICE che si è svolta a Canterbury, a cui dei presenti erano presenti, e in quella sede sono stati individuati e raccomandati tutta una serie di aree che la ricerca del counseling del futuro, cominciando da ieri, dovrebbero enfatizzare. Sono state individuate sei aree che dopo
riassumerò e che forse potrebbe servirci da tenere presente, in modo che anche il network come il nostro si differenzi al proprio interno per quanto riguarda il coso indagare. È inutile che tutti facciamo le stesse cose. Ci sono dei focus di ricerca. All'interno sempre dell'incontro di Canterbury sono stati discussi e buttati giù una serie di competenze che dovrebbero caratterizzare anche i ricercatori che si occupano di campo. Alcuni di questi materiali sono stati raccolti in questo fascicolo. Chi è interessato può liberamente accedere e portarselo a casa e conservarlo tra le più sacre cose. Canterbury. Dopo l'ultimo evento che mi sembra interessante, che ci può dare degli spunti per la giornata di oggi, e si è concluso recentemente, proprio sabato scorso a Padova, dove c'è stata la prima summer school del dottorato europeo in counseling, al quale hanno aderito, la professoressa Nota è la coordinatrice, una ventina di università europee. La cosa interessante che è emerso, erano presenti una trentina di giovani ricercatori, tutti dottori di ricerca di una ventina di università europee, e lì si sono discussi team di ricerca in materia di counseling da condividere. E c'era molto interesse nel stabilire collaborazioni con ricercatori di paesi diversi. In altre parole, uno stimolo nei confronti dell'internazionalizzazione della ricerca, privilegiando riflessioni e collaborazioni europee, per tutta una questione anche di nostre specifiche culture di riferimento, in confronto anche a ambiti più lontani, no? Per quanto riguarda la ricerca. Questi sono, diciamo, le ultime determinanti che ci hanno portato a nutrire molta fiducia nelle iniziative che riguardano il nostro caso. Le cose da fare, parleremo esclusivamente di ricerca oggi, non di altre problematiche, anche se ce ne sono. Le cose da fare sono tante, sono complesse, sono difficili. Una cosa che è venuta fuori in modo evidente a Canterbury è che cose facili in materia di counseling non occorre più farle, ammesso che ce ne siano, e se ce ne sono di cose facili le hanno già fatte altre. Tanti studi di tipo correlazionale, o mettere solamente in evidenza differenze più o meno significative in gruppi più o meno contrapposti, tutto sommato sono cose abbastanza facili da fare. Il counseling è chiamato e sarà sempre più chiamato, date le situazioni di crisi che interessano molti paesi, ad affrontare cose difficili. E ha senso che alcune intelligenze si mettano vicino e collaborino, tutto il discorso di Canterbury e di Padova dell'altra settimana, solo se pretendono di affrontare cose difficili. Questo mi sembra una bella sfida. Cose difficili da fare riguardano le cose di ricerca che adesso vedremo. Questa è la scansione delle cose che avevamo concordato di continuare ad approfondire come NAI, come network sul counseling. Dovevamo definire ancora meglio progetti formativi post laurea, tutto il percorso che abbiamo fatto, l'organizzazione della Consulting Conference, forse Giancarlo qualcosa può dirci a riguardo. Dovremmo sperimentare il portafoglio delle competenze per quanto riguarda i professionisti del campo, dare ulteriori impulsi alla ricerca, costituire una sezione IT sul campo e arrivare a un dottorato internazionale in materia di counseling da realizzare in consorzi di università internazionali, sia di quanto sta proponendo il NAI. Queste le considerazioni che facevo a proposito della ricerca. Campanelli di allarme, i ricercatori dovrebbero occuparsi di questioni veramente rilevanti, non solamente per i propri curriculum, ma anche per venire incontro ai problemi della gente.
okay? L'impatto dovevano finire, i nostri sforzi, in che misura rappresentano contributi effettivamente al benessere di persone che ci possono stare a cuore, indicazioni che provengono da quelle occasioni a cui avevo fatto prima riferimento, ci invitano a selezionare soprattutto clienti difficili, e in modo particolare quei clienti che provengono da fasce particolarmente svantaggiate o sono maggiormente a rischio di futuri per loro scarsamente soddisfacenti. Su questo c'è un'insistenza massiccia, un po' da parte di tutti gli organismi sia associativi che di ricerca internazionale. Il counseling per i biondi con gli occhi azzurri sembrerebbe avere poca rilevanza, almeno da un punto di vista sociale. E si chiede che le poche energie che ci sono a disposizione per questo settore di ricerca vengano massicciamente indirizzate verso le fasce più svantaggiate. Ancora abbiamo bisogno di ricercatori che sappiano collegarsi ad altri ricercatori. Spesso i ricercatori vanno alla ricerca di colleghi da sfruttare, colleghi da strumentalizzare. Abbiamo bisogno di, oppure tendono a fare ricerca da soli. Ricerca del futuro ha poca probabilità di essere di alto livello se condotta in modo isolato. Così come avranno poco senso i luoghi di ricerca, anche nazionali, separati. Si andrà e si chiede di andare verso collaborazioni interateneo, collaborazioni tra ricercatori diversi, non tra ricercatori uguali, che scelgono lo stesso modello, che utilizzano le stesse procedure di analisi, che enfatizzino le stesse ipotesi, ma ricercatori eterogenei e diversi, che stimolino a andare avanti alla ricerca di cose nuove. C'è bisogno di creatività e la creatività, secondo alcuni, non può che passare attraverso le interazioni di eterogenee posizioni, persone. Interessante nell'esperienza che stiamo facendo con il dottorato di ricerca europeo, ricercatori che provengono ad esempio da percorsi universitari molto diversi, di saperi che si mettono assieme per affrontare con ottiche anche eterogenee problemi che hanno rilevanza in quanto sono problemi che presentano persone, non sono invenzioni o artifici più o meno teorici nostri. Quindi la necessità di utilizzare linguaggi diversi, lo vedremo oggi. Il mio invito sarà proprio quello di non solo dirci quali sono i nostri interessi di ricerca, ma provare a costituire dei gruppi eterogenei, formati da persone che la pensano in un modo diverso, anche che appartengono a realtà universitarie diverse, proprio perché quello che ci interessa con il metodo è quello di creare rapporti, di creare relazioni, e che utilizzano anche competenze eterogenee. È un po' una visione diversa da quella tradizionale che abbiamo noi all'università, che ognuno di noi ha i suoi studenti, i suoi aficionados, che più o meno portano avanti le cose del capofila e così via. Sono tutte situazioni che, secondo alcuni, presente in modo particolare il contributo della Dumeroso che ha fatto a Padova, sono posizioni che sono perdenti in vista di ricerche che potrebbero segnare vantaggi abbastanza interessanti. Di cosa occuparci? In modo particolare a Canterbury sono stati individuati 6 nodi di cui la ricerca in materia di cancer dovrebbe occuparsi massicciamente. Primo è chiarire bene chi sono i nostri clienti, differenziandoli, classificandoli, descrivendoli, mettendo in evidenza l'eterogeneità e come questi clienti nostri del counseling, quindi coloro che potrebbero beneficiare delle funzioni del counseling in diversi contesti, potrebbero differenziarsi da clienti che si rivolgono ad altri professionisti. Ovviamente non tutto è di pertinenza dell'attività di counseling, i criteri di differenziazione di questi clienti. Su questo
bisogna fare ricerca e arrivare a delle condivisioni, che non devono essere condivisioni solamente tra coloro che si considerano i depositari del counseling, ma devono essere condivisioni anche con altri, anche con quelli che potrebbero eventualmente dire no, questo è un mio cliente e non un tuo. Quindi pensare a come descrivere le persone che si avvicinano ai servizi o agli sportelli di counseling o agli studi del counseling. Quali processi e funzioni di counseling? Descriverli, approfondirli, differenziarli, elencarli, e tutta una materia di ricerca molto ricca. All'interno del NICE ci si attende dai gruppi di ricerca europei indicazioni da questo punto di vista. E anche la comunità europea sta aspettando che il NICE, con il suo terzo triennio di vita, produca delle linee guida a questo riguardo, proprio a proposito dei processi e delle funzioni che riguardano il counseling e le varie sue declinazioni. Quali gli indicatori di efficacia? Qui c'è da divertirsi. Bisogna sottoporre a misurazione della loro validità di dirci se e quanto effettivamente un qualche cosa ha prodotto esiti interessanti, se i costi del tempo del counseling meritavano, erano meritevoli di essere spesi e così via. Quindi anche oggi vedremo che molti degli interventi che sono stati previsti oggi riguardano proprio la valutazione. Su questo dobbiamo essere molto puntuali e proporre tutta una serie di procedure. Non è sufficiente dire quanti si sono rivolti a quello sportello e dire se si sono dichiarati contenti o no dei servizi ricevuti. Gli indicatori di efficacia sono ben altri, e oggi avremo modo di dibatterlo più avanti. Quindi vale la pena lavorare su questa cosa in termini anche di ricerca. I consulenti chi sono? Uno, nessuno, 100.000? Ci sono tante tematiche che riguardano anche il cosa fanno, non solo quali requisiti hanno, quali competenze dovrebbero avere, ma raccogliere dei dati e delle testimonianze a proposito di come agiscono nelle sessioni di counseling. Stanno diventando sempre più frequenti analisi di registrazioni, ad esempio, di ciò che accade, utilizzando procedure anche sofisticate di analisi di ciò che accade, al fine di vedere se esiste una qualche relazione tra ciò che dice e che fa il consulente e i benefici che le persone che interagiscono con loro o i gruppi che interagiscono con loro portano a casa e così via. Quindi sui consulenti, quindi ricerche che mettono in evidenza quali procedure utilizzano, quali tecniche, cosa dicono, cosa propongono, cose di questo genere. Quali ricadute hanno gli effetti delle funzioni di counseling sulle variabili e sui determinanti di tipo contestuale? Questo è un qualche cosa che chiede l'Europa, in modo particolare lo ha chiesto al NICE, far vedere se può esistere una relazione fra le cose che a noi interessano e le evoluzioni in termini di incremento, ad esempio, dei benesseri che sperimentano le persone nelle comunità in cui vivono e così via. Questo dovrebbe essere per noi una tematica abbastanza interessante e da seguire, proprio perché nel nostro documento noi avevamo enfatizzato l'equazione, se ricordate, contesti per clienti, per metodologie e interventi e tipi di interventi. Quindi rientra tutto questo nelle cose che ci siamo detto. Quindi vorrei concludere con un auspicio e passare quindi all'analisi delle varie proposte. L'auspicio qual è? Che inizino collaborazioni nuove ed eterogenee all'interno del contesto italiano, da poter collegare con i network e le collaborazioni che si stanno registrando in altre parti, in altri paesi. In modo particolare sto pensando a quella trentina di giovani ricercatori che sono interessati a
partecipare, a collaborare, a condividere progetti di ricerca. Quando nasceranno i gruppi di ricerca tra di noi, vedremo come stabilire contatti, collegamenti, abbiamo dichiarazioni di desideri di incontro e di scambio. Mi piacerebbe che si scegliessero cose difficili da fare, così anche la collaborazione e la condivisione saranno maggiormente necessarie, se ne avvertirà la necessità e l'esigenza, che non si può fare a meno di altri, anche perché solo in un'ottica di messa a disposizione dei propri saperi in modo generoso agli altri, sto pensando in modo particolare ai nostri giovani ricercatori, mi fa piacere vedere oggi che qui tra di noi, almeno le nostre giovani ricercatrici, sono presenti, il futuro, no? Oltre ad essere una quota rosa della ricerca, è anche un tocco che fa pensare in rosa anche ai futuri della ricerca in materia di cancer, e quindi che ci sia generosità, disponibilità e così via. Questa generosità e disponibilità mi piacerebbe che si manifestasse sin d'oggi. Noi siamo abituati a criticare i progetti di ricerca altrui. Mi piacerebbe che oggi si lasciasse alle persone la possibilità di presentare i propri progetti. Se le cose ci interessano, che vengono dette, ognuno di noi potrebbe dare suggerimenti, non critiche. Suggerire cosa aggiungere, cosa eventualmente fare, dire quale contributo eventualmente chi ha in mente una critica potrebbe fornire a quel progetto di ricerca. L'obiettivo di oggi è vedere se le idee più o meno strane che alcuni amici che si sono dichiarati disponibili a presentare i loro progetti di ricerca possono avere delle condivisioni. Quindi il mio invito è che si ascolti, lasciando alla fine della giornata tempi per dire quali tra i vari progetti hanno attirato per un interesse, un'attenzione e così via. Non si tratta di fare dei discussion sulle proposte di ricerca, questa è una cosa che mi pregherei di tenere presente. Dopo, se uno proprio non ce la fa e vuole dire no, non sono d'accordo con te, lo dica. Potrebbe anche dire con chi è d'accordo, eventualmente. L'estinzione è una modalità utile da utilizzare nei contesti relazionali più o meno conflittuali. Bene, quindi grazie a tutti coloro che con disponibilità e generosità hanno dichiarato il loro interesse di dirci nel fare delle proposte, direi di incominciare a sentirle. Sono tante le cose, mi auguro che in 10-15 minuti ognuno riesca a dare un'idea della ricerca che vuole proporre, e dopo vediamo quanta carne abbiamo sul fuoco.